Bene, carissimi ascoltatori, ci troviamo con questo nuovo incontro sulla filosofia. Primo e nel secondo incontro abbiamo provato a dire un po' il senso della filosofia, perché si fa filosofia, qual è il motivo che ha spinto e continua a spingere le persone a studiare questa disciplina e soprattutto a domandarsi il perché delle cose e dei fatti. Poi ho provato a sottolineare un po' l'aspetto della vicinanza della filosofia alla religione. Nella Vulgata comune, filosofia e fede sono in contrasto, soprattutto la filosofia e la fede cristiana. In realtà, nel terzo e quarto incontro, analizzando un testo di Ratzinger, una conferenza di Ratzinger del 1984, diciamo che ho provato a ridire invece come filosofia e fede non sono due strade che mai si toccano, anzi ho tentato di sottolineare proprio la comunanza e la vicinanza di questi due settori. In questo incontro invece vorrei tornare un pochino alla questione della filosofia come amore per il sapere e soprattutto descrivere e illustrare come in realtà non esiste un solo tipo di filosofia, ma la filosofia ha vari ambiti. Per cui innanzitutto ecco, ripartire da questo fatto, la filosofia implica un sapere. Filosofia fondamentalmente significa amore per il sapere. Perché c'è questo amore per il sapere? L'uomo in qualche modo soffre di una mancanza che va colmata, di un desiderio di pienezza, una vera e propria sete. L'uomo ha sete di sapere e nel momento in cui ha sete di sapere scopre di avere sete, quindi di non avere un sapere in sé, come direbbe Socrate, sa di non sapere. E proprio questo, secondo me, può essere considerato un vero e proprio punto di partenza. La debolezza dell'uomo, la sua incapacità, la sua precarietà, il suo bisogno di sapere, di conoscere, questa situazione è proprio il luogo in cui si può fare filosofia. Per cui è evidente, ecco, come dicevo prima, che filosofia e religione possono avere dei punti di contatto. Ora, se appunto la filosofia è quindi uno scoprire il senso delle cose ed è uno scoprire il sapere recondito che c'è dietro ogni realtà, questo però non riesce ad essere esaustivo per il concetto di filosofia, cioè la filosofia non può essere semplicemente la ricerca del senso delle cose. La filosofia ha vari settori, diciamo, per cui per esempio abbiamo l'etica che sarebbe la filosofia che studia i comportamenti e gli atteggiamenti dell'uomo. E ci sono tanti autori antichi come Aristotele e moderni, fino a quelli più recenti, che trattano di questioni etiche. L'etica è una tendenza sicuramente ad agire bene, però cosa si intende per bene nel caso dell'uomo? Cos'è il bene per l'uomo? E per quale uomo? E così non esiste una sola etica, ma possono esistere le etiche antiche, come quella nicomachea come l'etica nicomachea di Aristotele. Può esistere l'etica cristiana, l'etica di San Tommaso, che commenta per esempio l'etica nicomachea. Quindi, ma ci sono i contesti etici attuali da Kant in poi, dove appunto autori si sono impegnati a determinare e a scoprire quali sono gli atteggiamenti umani, eccetera. Ma qui, proprio parlando in questo senso, nasce un altro discorso. Un progetto etico implica uno sviluppo dell'uomo. Uno sviluppo dell'uomo implica
che ci sia un punto di partenza e un punto d'arrivo. E in base a questo punto di partenza e il punto d'arrivo si disegna una tendenza e si disegna e si escogita quello che l'uomo deve fare per arrivare ad essere in pienezza quello che si desidera. E questo, per esempio, oggi è un problema, perché c'è un progetto di uomo? E qual è questo progetto di uomo? E quindi di conseguenza quali sono gli atteggiamenti che l'uomo deve assumere per poter realizzare questa progettualità? E poi questi atteggiamenti etici non sono e non possono essere considerati in modo singolare, perché l'uomo vive sempre in contesto e quindi gli elementi legati al comportamento, quindi gli elementi etici, eccetera, devono essere presi in considerazione con. Per esempio, gli antichi parlavano di polis, oggi parleremmo di una comunità che vive in una zona, ma ci sono anche valori che coinvolgono l'intera popolazione mondiale. Quindi, diciamo, il discorso etico si amplifica in un modo enorme e ci mette in questione anche il tema dell'uomo, la cosiddetta antropologia, cioè lo studio dell'uomo e soprattutto lo studio e il senso che vogliamo dare al tipo di uomo che vogliamo costruire. All'interno dell'etica, poi un particolare sottosettore, se si potesse dire così, è quell'etica legata alle virtù. La virtù sarebbe La virtù sarebbe una capacità umana dell'uomo, virile, appunto, forte, coraggiosa, nel tendere alla perfezione. Ma anche qui, come ho detto prima, così come ci sono varie discipline, cioè varie etiche colorate, no? Nel senso, un'etica aristotelica, un'etica tomista, un'etica cristiana, eccetera. Così anche il tema della virtù non è univoco. Per esempio, nel mondo greco classico, Ulisse, che è furbo, che è capace e virtuoso. Dopo secoli, nel mondo ellenico, quindi ormai sono passati tanti secoli, nel mondo greco, di 2000 anni fa, l'atteggiamento di Ulisse, furbo, scaltro, che è falso pur di raggiungere il proprio scopo, non viene vissuto più come un atteggiamento virtuoso, ma viene criticato perché la virtù è cambiata il senso della virtù. E quindi, vedete, l'assenso della virtù, mentre prima era Ulisse e rappresenta la persona furba, scaltra, capace e quindi è virtuoso quando riesce ad esprimere queste capacità in senso massimo. Nel momento in cui la virtù diventa, non so, l'attenzione per l'uomo, eccetera, quel tipo di virtù non è più virtù, ma è da criticare e nascono nuove virtù. Questo ci fa capire come i vari progetti che ci sono portano ad avere un'etica, i vari progetti, le varie idee di fondo portano ad avere un'etica e uno studio delle virtù completamente diverso. Un'altra branca, diciamo un altro settore importantissimo della filosofia è quello della gnoseologia. La gnosi è una conoscenza superiore che penetra ovunque, che scopre il tutto delle cose va oltre i limiti. Per cui per gnoseologia si intende lo studio della conoscenza, cioè l'uomo può conoscere tutto. Ci siano limiti alla conoscenza umana? Beh, l'esperienza onestamente ci mette di fronte a dei limiti l'uomo più va avanti nelle scoperte, più scopre che fondamentalmente non conosce, quindi limiti ce ne sono. Tuttavia,
Questi limiti che cosa fanno? Ci aprono a una questione molto importante. Dicevo come in realtà ci sono limiti alla conoscenza umana, certo, ce ne sono. Tuttavia, dobbiamo, nel primo, per esempio, se guardiamo un po', diamo uno sguardo veloce alla filosofia, nel suo percorso, alla storia della filosofia, scopriamo che, per esempio, per il tomismo, l'uomo può conoscere un po' tutte le cose, perché in fondo l'uomo è un po' tutte le cose, è un po' vegetale, un po' animale, ha una dimensione spirituale, e proprio questa sua poliedricità dà la possibilità all'uomo di conoscere un po' tutte le cose. Il fatto è le situazioni sono un po' cambiate proprio con lo sviluppo tecnologico, perché a partire dalle scoperte tecnologiche si è scoperto che fondamentalmente l'uomo ha delle difficoltà nel conoscere. E quindi in ambito filosofico si è arrivato ad ammettere delle cosiddette aporie, cioè dei problemi che sono insolubili, contraddittori fin dall'inizio. E quindi praticamente sì, l'esperienza, i pensatori, penso a Locke, a Hume, siamo in un periodo, siamo in pensatori inglesi, eccetera, siamo intorno al 600, sottolineano soprattutto i limiti della conoscenza umana. Cioè che l'uomo può arrivare fino a un certo punto e dopodiché le sue capacità conoscitive incominciano a creare delle aporie, cioè dei discorsi insolubili perché sono sbagliati fin dall'inizio. E quindi c'è una vera e propria critica alla capacità che l'uomo abbia di poter conoscere tutto. Per cui viene sempre di più ristretto il campo della conoscenza umana. Se l'uomo non può conoscere tutto, l'uomo può conoscere solo ciò che è legato all'esperienza, quindi solo ciò che è legato alla sensibilità, e di conseguenza tutto ciò che va oltre, tutto ciò che trascende questa sensibilità è frutto di una conoscenza fallace. Abbiamo il periodo di Cartesio, il cogito ergo sum, col tentativo appunto di fondare proprio sul pensiero una nuova filosofia che si possa reggere meglio di quelle precedenti per evitare di avere dei discorsi inconcludenti.
Ma il problema è proprio questo. Chi dice e chi fa le regole che servono per sapere se una conoscenza è giusta oppure no? In realtà, prima avevo detto che la metafisica non è solo l'unica filosofia, è detta filosofia prima, ma non è l'unica. Abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato di gnoseologia, cioè l'uomo può conoscere. Quali sono gli strumenti che l'uomo usa per conoscere? Sono corretti? Sono risultati comuni oppure ognuno conosce a modo suo? Sono tutti temi molto importanti, ma sono tutti temi comunicanti. Perché, per esempio, se l'etica implica e riguarda le questioni dei comportamenti dell'uomo, ma la metafisica non riguarda solo il fondamento della realtà, ma anche il senso della realtà e il senso della persona e dell'uomo, per cui è nella metafisica che l'etica può trovare in qualche modo il punto di riferimento per un'idea di uomo. Ma se non c'è, ma la metafisica ha la capacità anche di influenzare la gnoseologia, cioè la capacità di conoscere. Perché se diciamo che l'uomo può conoscere solo l'esperienza, solo secondo uno schema di esperienze, tutta la realtà e tutte le altre cose che l'uomo conosce attraverso altre strade che non sono quelle dell'esperienza, diciamo che sono inconcludenti e sono fallaci, tutte le altre tipi di conoscenza, noi tagliamo una parte di uomo. Per cui volevo semplicemente sottolineare come ci sono vari settori nella filosofia, ce ne sono altri che prenderemo in considerazione, ma che fondamentalmente sono tutti comunicanti perché e non si può tagliare, secondo me, una parte della filosofia a scapito per privilegiare le altre, perché in realtà non si privilegia niente, anzi sono anche gli altri settori a soffrire di questa manchevolezza. Bene. Ci sentiremo prossimamente, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.